L'Alpe di Catenaia è un patrimonio per noi del paese di Subbiano incredibile, ma anche per i cittadini caprese. Ha rappresentato storia dai tempi dei tempi e per ultimo gli ultimi aneddoti della Seconda Guerra Mondiale è stato un punto difensivo tedesco non indifferente. Hanno lasciato tantissime tracce di quello che è successo in quei terribili giorni e la nostra missione è quella di salvare la storia sì dell'Alpe di Catenaia ma anche del resto dei posti che circondano Subbiano. Ma comunque lì è accaduto di tutto. Alpe di Catenaia è accaduto di tutto, ci è accaduto soprattutto una battaglia particolare che ha visto proprio i Gurkha, quindi gli indiani, una presenza veramente forte ma anche un aiuto importante. Abbiamo ricevuto anche una visita giusto nel periodo proprio di fine autunno. Esatto, è stata una visita graditissima, è venuto a trovarci un colonnello indiano che è il referente militare dell'ambasciata indiana a Roma e è venuto a vedere un po' il territorio grazie a Daniel Cesaretti e niente, lì è praticamente accaduto che i tedeschi vennero presi, non dico di sorpresa, ma non si aspettavano di certo un attacco così imponente da parte delle forze alleate del Commonwealth e Gurkha e indiani si sono dati da fare per riconquistare il tutto. La cosa che riporta anche nei libri di storia, nei diari, sia in quelli tedeschi che in quelli inglesi è stato proprio la violenza di quello scontro, perché lì ci sono state 4 ore di combattimento all'Arpa Bianca, dove i tedeschi, che erano anche corpi di elite come la Brandenburg, i Gebirgsjäger, scusatemi, gli alpini tedeschi e anche la fanteria tedesca, non hanno potuto contrattaccare in maniera efficace contro la rabbia di questi soldati, che ingaggiarono un combattimento con dei coltelli come questo qua che voi vedete è un kukri originale della zona, rinvenuto in una cantina e datoci in prestito dal proprietario, perché giustamente ci è stato dato per mostrarlo, per far vedere di che cosa si tratta. E ecco, vi basti pensare che in quel punto l'ufficiale inglese, quando ha scritto il proprio diario, lui scrisse che non aveva mai visto niente del genere in tutta la guerra. Praticamente quando degli indiani che erano rimasti tagliati fuori a seguito di una manovra a forbice da parte dei tedeschi tornarono indietro verso i propri compagni inguainando questo coltello e fecero una prima passata, se mi concedete il termine, e ingaggiando questo combattimento, ritornando dai compagni e poi dopo ripartirono tutti quanti assieme, sempre impugnando questo coltello. La cosa orribile è che c'erano ragazzi di 19-20 anni tedeschi che imploravano pietà, però era entrata una sorta di trance il soldato alleato che non guardava in faccia nessuno, si nascondevano, gli saltavano addosso alle spalle. C'è la testimonianza di un soldato tedesco disteso a terra che chiedeva pietà e lo trucidarono. È stata una battaglia che riporta alla memoria più quelle medioevali che quelle della Seconda Guerra Mondiale, per come ce la immaginiamo noi. Però quelle colline, quella montagna trasuda storia, trasuda sofferenza, tutto per anche la nostra libertà. E abbiamo raggiunto un aiuto importante dall'Unione dei Comuni, la vecchia comunità montana, proprio per valorizzare ancora di più la montagna dell'Alpe di Catenaia, e è quella di avere il permesso di ristrutturare le trincee che sono nel crinale. E così abbiamo la possibilità di poter realizzare quello che noi chiameremo il percorso della memoria. Sarà un anello chiuso dove chi andrà a visitarlo a partire da quest'estate potrà rivedere le trincee ben sistemate come lo erano all'epoca, e la cosa importante, se mi riesce, in alcune occasioni anche portare dei rievocatori proprio per far vedere proprio come era ancora in maniera più efficace, rendere l'idea di quello che è stato.
adesso entriamo dentro la sala del Consiglio Comunale e riviviamo per un attimo proprio questo momento, anche con le immagini poi naturalmente che sono state girate quando Rudi insieme a Cesaretti e insieme al colonnello sono andati con Fabrizio Radicchi direttamente a Monte Castello per questo giorno che è stato veramente molto particolare, e poi naturalmente anche il Sasso della Regina, quindi sono stati veramente momenti intensi e importanti. Voi li avete visti con la neve, quel giorno pioveva e ricordiamoci era il periodo dell'estate, tutto un altro mondo. L'Alpe di Catenaia è stato un punto veramente nevralgico e è giusto e corretto ricordare i nostri soldati, i nostri partigiani qui del luogo, ma è giusto anche ricordare chi da molto lontano è venuto a combattere con coraggio. Hanno raccontato, ma me l'hanno raccontato ora, molte cose come te l'avevo sapute dalla mamma, perché il babbo non c'era, era militare, e quindi l'avevo sentite raccontare dalla mamma. Poi in occasione della ricerca per il libro ho avuto altri racconti proprio di soldati spaventati che cercavano scampo nel bosco, e scappando nel bosco sono arrivati ai primi paesi che hanno ai limiti del bosco, e arrivavano spaventati dall'atrocità di questa battaglia. E invece la mia mamma era un pochino più grande della tua e ha dovuto attraversare l'Alpe subito dopo la battaglia. Per venire ad Arezzo doveva attraversare l'Alpe, e racconta di questa distesa di morti di cui si vedevano soltanto le scarpe. E oggi mi rendo conto, cioè a distanza, erano racconti che io ricevevo da bambina, però a distanza mi sono resa conto, studiando, di che cosa poteva essere veramente successo lassù in cima a quella montagna. Per me è un onore ricevere qui personaggi in questa maniera che vanno a ricordare, ripeto, fatti successi 70 anni fa, che sembrano lontanissimi, però bisogna sempre ricordarli. Non ci dimentichiamo mai che le costrizioni e le negazioni alla libertà sono sempre qui dietro l'angolo. Perciò queste ricostruzioni servono sì anche per uno studio storico, ma servono per le nuove generazioni. E a me mi fa veramente onore, veramente piacere vedere che sono non giovani, giovanissimi, e che si dedicano a queste iniziative. Il modo che abbiamo noi di ringraziare è quello di tener vivo il ricordo. E il nostro intento è quello di poter realizzare un percorso che coinvolga più territori, per poter mettere in evidenza e rendere sempre vivo da ora in avanti il sacrificio di questi soldati che sono venuti da una terra che loro non conoscevano minimamente e che hanno fatto sacrificio della propria vita. E chi è tornato a casa ha fatto sacrificio della propria gioventù, in ogni caso. Questo è Monte Castello. Questo è il banner che noi abbiamo messo a ricordo di questa testimonianza importante di quello che gli indiani hanno fatto per noi. E non ci conoscevano. Venivano da lontano, non sapevano neanche chi eravamo, assolutamente. Oggi sì, credo che sia questo, no? Sì, è curioso constatare che non è una cosa preordinata questa, perché al ristorante, come testimoniare anche alla signora, ho riferito le stesse cose che ha detto lei alla signora, di questi racconti che si trasmettono, no, da una racconti piuttosto vaghi, e ho spiegato al colonnello che solo in questi ultimi tempi si riesce a dare un ordine ai fatti accaduti, anche grazie alle ricerche che loro stanno facendo sul campo, sulla disponibilità adesso di mappe, di valorizzazione del proprio territorio attraverso le recenti pubblicazioni. E quindi sì, io ho detto le stesse cose, che c'era questo, come in altri molti altri posti, non c'erano testimoni diretti, perché in campi di battaglia ovviamente venivano sgomberati, per cui c'era un riporto di voci un po' anche da meglio valutare. E allora la mia stessa testimonianza, quello riporta la vostra, di questo
vaga idea di quello che sia successo, però adesso grazie a questi ragazzi, e li ho già presentati al colonnello, per quello che stanno facendo sul campo, attraverso la storia raccolta sui campi, riusciamo a ricostruire i fatti accaduti nella loro drammaticità e nel peso, nel tributo di sangue versato anche dalle loro unità indiane. Quindi è un lavoro collettivo che sta anche, secondo me, avendo sviluppi diplomatici, di legame fra le nostre popoli, culture, in un mondo sempre più multimediale. Adesso ci sono anche i mezzi che facilitano la comunicazione. Questo, parlavamo con il colonnello, questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Abbiamo progetti, perché c'è un entusiasmo in India che vi descriverò poi al di fuori delle telecamere, c'è molto più da parlare, e penso che il colonnello sarà disponibile a ritornare qui in futuro per portare avanti questi progetti, poi magari dare anche un tono ufficiale a quanto voi state facendo sul campo. Io come ricercatore vi complimento con questi ragazzi, che potrebbero essere i miei figli, forse anche i miei nipoti, perché veramente si stanno prodigando. E questa è anche la valenza della storia al di fuori del nozionismo. Quando c'è un riscontro diretto sul campo e anche con i personaggi, no? O i discendenti di questi, quindi ci sono degli sviluppi culturali, diplomatici, che sono, secondo me, fantastici. Poi forse esulavano dalle vostre prime, dei vostri primi pensieri. Questo è un punto di partenza, e vi ringrazio tutti. Ma diciamo soprattutto che stiamo a un punto di partenza per la storia e dare giustizia alla storia. Questa credo che sia la cosa più importante, no? Perché altrimenti ci dimentichiamo qualche passaggio. Ma i passaggi, purtroppo, nei libri di storia, quelli dei docenti normali, non sono mai, sono quelli che si conoscevano, che si volevano far conoscere prima. Oggi è cambiato il mondo. Allora, c'è anche da dire questo, che era fino a poco tempo fa era difficile ricostruire i fatti storici, perché le operazioni militari erano anche coperte da segreto militare. Per cui molti archivi, specie quelli americani, meno quelli inglesi, quelli americani e di altre unità, erano totalmente sigillate. E quindi da quando sono stati desecretati è possibile capire cosa è accaduto. Perché, faccio notare questo, i fatti bellici della linea gotica sono di un'attualità tale che annualmente vengono reclute delle accademie militari di mezzo mondo per studiare i campi di battaglia su cui si è svolta la linea, perché è una guerra ancora di attualità e serve a capire come si svolgono le battaglie, e serve, hanno una funzione quindi anche accademica, istruttoria, si spera alla pace, all'insegna della pace. Però questi campi sono ancora di attualità, non è una guerra come quella della prima guerra mondiale, una guerra di trincea. Questa è una guerra di movimento, con una di mezzi, supporto aereo, la marina, tutto quanto, mezzi corazzati, per cui è ancora una tematica di grande attualità. E quindi questo ci permette anche di avere un turismo sentimentale per quanto riguarda i veterani e i loro discendenti, ma anche un turismo anche accademico, perché anche questo territorio qui è di alto significato in senso tattico e strategico. Io conosco italiano quando tu parli lentamente. Se io parlo in inglese, mi dispiace per me. Ringrazio e mille grazie per Signore e tutti i ragazzi and everyone, thank you very much. And I would say that this spirit keeps a soldier alive. Questo spirito comune mantiene un soldato vivo. And as I said that it's a thing of great honor for us that the Indian soldiers are remembered by the mayor and his team and the Italians. Ed è un grande onore per i soldati indiani essere ricordati dal sindaco e dal comune di Subiano. And as I told you, any one of them, whenever they want to go to India, we are there in the embassy to
help them for visa or anything, they can come straight to the defense wing and they are part of the soldiers. Ecco, è chiaro il messaggio. Chiunque volesse visitare l'India passi dal colonnello per ottenere il visa per andare in India, perché sarà lui il diretto interessato per amministrare la pratica. Grazie. Thank you very much. Allora Daniele, una giornata alla fine come? È stata bellissima, non c'è dubbio, anche è stato molto emozionante e penso che lo confermerà anche il colonnello, perché è rivedere dopo 70 anni per la prima volta degli indiani sul territorio in cui stettero per diverse settimane, se non mesi. Io già peraltro conoscevo questo gruppo, ma questo è il motivo per cui ho voluto portare il colonnello dall'ambasciata di Roma, che poi riferirà a sua volta negli stessi reparti che tuttora sono operativi nell'esercito indiano, quindi riferirà ai generali in India, che comunque già sapevano di cosa facessero questi ragazzi. È per quello che il colonnello è venuto qui, per portare il messaggio di saluto dai generali presenti tuttora in India. Com'è stata la giornata? Le è piaciuto l'ambiente, ma soprattutto ha scoperto una storia che è legata alla sua, naturalmente. Sì. Buona giornata e complimenti a tutti i ragazzi e Comune di Subiano e tutti i membri per un fantastico giornata e job. Pingdan. Ringrazio, grazie mille. Io sono curiosa, è piaciuta la giornata? Sì, giornata è bellissima e sono molto contenta per vedere questi ragazzi giovani doing this kind of work. complimenti tutti. C'è stata anche molta attenzione, ho visto, su questi oggetti anche, professore. Sì, perché sono oggetti appartenuti a precise unità e il colonnello ha saputo riconoscere le scritture, le sigle di ciascuna e fare scoprire a chi appartenessero. Fra l'altro questi stessi simboli sono riprodotti sulle lapidi di molti soldati che sono caduti e sepolti a Indicatore, quindi quegli stessi simboli lì sono sulle lapidi dei corrispettivi soldati sepolti ad Indicatore, dove siamo stati questa mattina. Quindi avete fatto un bel giro stamattina? Sì, abbiamo fatto tutto il cimitero e i nostri ospiti si complimentano per come è tenuto il cimitero, quindi riferite anche il custode, non so chi sia, è magnifico. E poi abbiamo visto le lapidi, i caduti Gurkha del 9° reggimento, del 7° che sono là sepolti, e lui è in rappresentanza qui dei Gurkha operativi all'interno dell'esercito indiano. E adesso chiedo a loro, naturalmente sono in tre, sono stati presenti, il presidente Rudy Lappini, una giornata credo importante per la presenza proprio del colonnello, il fatto che comunque voi state lavorando per la cultura, state lavorando per la storia, perché si è dato naturalmente ancora di più onore a chi è venuto e non aveva nessun interesse, anche forse a venire, ad aiutarci, e quindi ha dato la vita per darci proprio questa grande opportunità, ma avete rimesso a posto anche la storia, quindi con tante piccole cose. È stata una cosa inaspettata, sono sincero, perché quando siamo partiti con Lorenzo non pensavamo mai di poter riuscire a radunare tanta storia, e quindi essere arrivati ad oggi qui con il colonnello, sua moglie Daniele, per noi è veramente un gran traguardo, e come è stato detto in precedenza speriamo che sia solamente un punto di partenza. Sia bello, giusto, toccare e fare storia. Della nostra zona, qui ritrovata dai nostri amici, conoscenti, che siamo venuti un po' di vedere un po' di reperti.
E la conclusione di questa giornata che avete vissuto insieme a noi, insieme al colonnello indiano, ma insieme anche a Cesaretti, che aveva un freddo tremendo perché quella giornata era veramente fredda. Avete visto, eravamo in un'altra sede, cioè nella sede che oggi è diventata un centro di documentazione. Oggi ci siamo spostati qui in via Roma, quindi due sedi addirittura. Cesaretti, a distanza di tempo, di pochi mesi, dobbiamo così, però ecco, quel giorno è stato comunque un giorno importante di storia. Ah certo, certo, perché ha fatto immenso piacere al colonnello indiano che è venuto in rappresentanza dell'esercito indiano e si è complimentato con i ragazzi perché sono così intraprendenti. È bello scoprire la storia, riscoprire la storia vostra locale che è strettamente legata a quelle dell'India. E io, le ultime novità sono queste: io sono stato invitato dall'esercito indiano il prossimo mese, marzo, alle celebrazioni del 200° anniversario della fondazione dei Gurkha e sarò in prima linea con i veterani e con il resto del reparto che è ancora operativo nell'esercito indiano e si terrà questa celebrazione in 200 anni appunto a Hyderabad, nello stato dello Uttar Pradesh, l'India grossomodo centrale, e porterò il saluto dei ragazzi della città di Subiano, della provincia di Arezzo, in cui gli indiani hanno combattuto per mesi. E poi dopo vi saprò aggiornare. Comunque è bello così stabilire questo legame con l'India che sta riscoprendo attraverso questi ragazzi e altre iniziative ancora la loro traccia lasciata dagli antenati, da coloro che sono morti qui. Un'altra novità posso dire che il 9 luglio presso Lugo, in riva al fiume Senio, ci sarà una cerimonia in cui si inaugurerà un monumento dedicato a due indiani che si guadagnarono la Victoria Cross nella difficilissima attraversata del fiume Senio. Quindi due Victoria Cross assegnate in uno spazio ristrettissimo. Domenica 9 aprile appunto ci sarà lo scoprimento di un memorial, di un monumento a ricordo di questi due indiani che simboleggiano anche loro il sacrificio di un intero subcontinente sul panorama italiano. Quindi bravi veramente a tutti quanti perché veramente stanno facendo un lavoro egregio. Diceva prima Rudy il fatto delle comunque trincee, no? Quindi è un lavoro faticoso. Tu sei il meno giovane di tutti, ma dobbiamo dire che forse sei anche quello che qualche volta gli dà un po' di carica, no? Perché qualche volta ci si abbatte anche, forse, no? No, spesso. Si abbatte anche? Sì. Quando non si riesce a trovare niente, quando non c'è le salite. Perché naturalmente dobbiamo andare a cercare un po' tutto questo. Senti, ma che cosa è stato veramente partecipare a quello che è Quelli della Care? È un'esperienza veramente importante e costruttiva, soprattutto perché l'importante è lo stare insieme, passare del tempo insieme, divertirci, anche quando andiamo al bosco, che non sempre possiamo trovare logicamente reperti importanti, magari qualche volta troviamo qualche bossolino, qualche bottone, non sempre va bene, però l'importante è passare il tempo insieme e divertirci. Senti, comunque sia anche questa ripulitura delle trincee penso che sia un avvenimento importante e creare anche un percorso. Sì, da quelle cose lì si vede tutto, come è andata, cioè gli oggetti che avevano, che sono le cose più che ti danno la sensazione, cioè ti fanno capire cosa avevano, cosa portavano con loro. È una cosa impressionante. Pensate che lui chissà se da quel... Esatto, è stata un'esperienza, come ha detto Federico, molto importante questa dell'associazione e poter condividere con tutto il popolo gli oggetti che abbiamo noi in casa o che ritroviamo è una grande soddisfazione. Come ha detto Federico, passare il tempo insieme per la macchia a cercare le cose, però comunque sia, molte volte è capitato che non si è trovato neanche qualche bossolo. Poi, come si è visto, è scappata questa bellissima arma, l'MG. L'MG ha trovato questo bel ragazzo. No, naturalmente una ricerca sempre attenta e minuziosa. Lo sai che mi è piaciuto quando lui ha detto la macchia?
perché nei tempi della guerra è vero, no? Richiama le radici, decisamente sì. Ecco, sì. Questa è una parola che è stata veramente forte e importante, perché era lì che naturalmente i nostri diciamo così, partigiani in modo particolare si davano la macchia, ma si davano la macchia poi naturalmente per poter cercare di portare avanti un percorso di liberazione. Comunque, con la ricerca minuziosa, attenzione, capire in quel momento se c'è qualcosa oppure no, non soltanto con uno strumento, ma capire anche quali sono i percorsi in modo da sceglierli, no? No, certo, così devi studiare un po' anche il territorio dove magari sono state le battaglie, avere anche un po' di fortuna chiaramente nel trovare questi pezzi, perché poi ci vuole anche la sua fortuna, però chiaramente c'è uno studio dietro che ti indica più o meno dove puoi trovare, insomma. Comunque, ecco, una soddisfazione anche per voi. È una soddisfazione che a noi ci riempie tanto, perché comunque sia mantenere vivo il ricordo di quello che è stato, che magari hanno vissuto i nostri nonni, è doveroso per noi. Non ti hanno mai raccontato questa storia? Io a volte il sabato sera non uscivo per stare davanti al focolare con la mia nonna per sentire racconti di quello che aveva visto durante la guerra, e io ero già appassionato al tempo sempre di questa roba militare, della guerra. Poi con i racconti della nonna, sentire coi propri occhi quello che aveva visto e vissuto, diciamo, che mi ha fatto avvicinare ancora di più a questo mondo e che a noi ci regala tante soddisfazioni. L'Alpe di Catenaia, ma anche tutti i nostri luoghi. Lì tra l'altro c'è una fotografia che ci riporta proprio al Ponte dell'Arno, che unisce a Ponte Caliano Capolona, no? E poi vediamo lo strumento che serve proprio per sminare. Quindi, diciamo così, un percorso comunque tutto tondo di un territorio, giustamente come ha detto lui. Io ho preso l'Alpe di Catenaia come elemento di una battaglia che in questo caso è servita anche per fare un percorso di trekking, però una conoscenza minuziosa, no? Sì, perché comunque vada, non è solo l'Alpe di Catenaia, ci sono tutto qui intorno dei luoghi dove hanno combattuto, e quindi è un continuo andare in giro a ricercare con gli strumenti, con il metal, con tutto quello che poi serve per poter fare questi tipi di scoperte. Quindi niente, tra l'altro io poi sono anche l'ultimo arrivato, quindi mi sono trovato subito bene, come diceva Federico, siamo una bella squadra. E quindi niente, andiamo avanti e via così. Più siamo e meglio è. Però meglio. Una cosa, sì. Che siamo professionali tutti quanti, che sì. Studiamo la storia come ha detto lui, cioè nel senso che non ci improvvisiamo, ma facciamo veramente un percorso importante da poi tramandare e da restituire agli altri, no? Sì. Quella bambina che è arrivata oggi questa sera proprio qui per capire quello che erano questi posti. Giusto? Esatto, perché dietro a una bella passeggiata in campagna, come hanno detto i ragazzi prima, tutti insieme, stare assieme, divertirci, dietro c'è uno studio cartografico, documentale non indifferente, ma non solo. Una volta rinvenuto l'oggetto, qualunque esso sia, se ci sono delle tracce che possono in qualche modo richiamare un minimo di storia, vanno approfondite, e alcuni casi hanno fatto sì che siamo riusciti a ritrovare il proprietario dell'oggetto, come mai era stato perso quell'oggetto e che cosa c'è stato dietro a tutto quello, come potrebbe essere un semplice posacenere rifatto con un bossolo di artiglieria, e siamo arrivati fino all'Iowa negli Stati Uniti. E quindi queste sono le vere soddisfazioni, perché la ricerca non è solamente sul campo, la ricerca è sul tavolino, su internet, sulle carte, e è tanto, è veramente tanto. Ed è anche così tanto che noi dobbiamo fare proprio un ringraziamento a loro, l'abbiamo fatto in altre occasioni, sempre pubblicamente, lo facciamo anche adesso, quindi un grazie per averci riportato la storia. In questo caso oggi abbiamo parlato in modo particolare dell'Alpe di Catenaia e della battaglia, ma l'occasione è anche di arrivare qui in via Roma e in via Verdi, dove ci sono le due sedi, proprio una di documentazione, quindi naturalmente legata ai libri, e una naturalmente di oggetti, dove voi potete tranquillamente venire.